Perché manca la motivazione a scuola? Perché l'insegnante va in classe e ripete da 30 anni la stessa lezione, nella stessa identica maniera. Vi spiego quello che accade, vi spiego per quale motivo non si impara quando il funzionamento è questo. Perché è una questione di sensorialità che sono interessate in questo processo di cattura delle informazioni. Se l'insegnante facesse vedere ciò che dice, senza affidarsi soltanto al linguaggio parlato, siccome il nostro cervello funziona per immagini, avrebbe una facilità di memorizzazione di quelle informazioni molto superiore. È per questo che il nostro cervello, quando si annoia, si affatica di più. Perché quando è motivato è più facile. Fate caso, quando voi guidate la macchina, anzi, quando vi muovete dentro casa, voi fate caso quando cambiate stanza, ora vado in bagno, ma sì, a destra dopo il corridoio, giusto, fate così. No, perché c'è una memoria implicita che vi guida, che è nata con il fatto che grazie al fatto che conoscete gli ambienti, che li avete visti, vi muovete bene. Allora perché non provare a spostare gli apprendimenti così, sul piano visivo? Bisogna semplicemente spiegare come si fa ad apprendere vedendo le cose, invece di sentire soltanto. In realtà l'apprendimento, tutte le nozioni catturate dai sensi, arrivano al cervello prima di tutto in forma parallelizzata, cioè una parte del nostro apparato visivo che analizza la luminosità della scena, un'altra parte che analizza le sagome, qualcuno ad esempio della nostra vista cattura i colori, ok, queste informazioni arrivano ai sensi. Se vengono associate anche alle emozioni, è molto più facile che queste informazioni che vengono parallelizzate creino una memoria implicita, non una memoria di lavoro, memoria esplicita, che invece è quella che viene utilizzata quando le cose non ci interessano, ma ci dobbiamo sforzare di ricordarle perché domani saremo interrogati. Bisogna immaginare che l'apprendimento sia come una clessidra. Le informazioni prima sono parallelizzate, poi nel momento in cui c'è la strozzatura della clessidra, quelle informazioni si serializzano. È come il computer, puoi dargli da fare 100 cose contemporaneamente, ma te ne farà una per volta, ok? Quando le informazioni si serializzano, in quel momento arrivano alla coscienza. Ma se quelle informazioni non incontrano il gradimento della nostra mente, cioè se noi abbiamo delle aspettative che vengono deluse da quel modo di fare apprendimento, successivamente quelle informazioni si perdono, cioè finiscono nella memoria di lavoro, immediata fruizione. Se invece rispondono esattamente alle aspettative, e quindi vuol dire sensi ed emozioni insieme, tornano ad essere parallelizzate e quindi vengono conservate in maniera efficace e creano memoria implicita, quella che vi permette di ricordare le cose senza nessuno sforzo. In realtà, la vera conoscenza non è per caso quella che si fonda sulle cose che non sapete di sapere. Quindi l'importanza di vedere se io, che so che il cervello funziona per immagini, ti do delle immagini, le informazioni le catturi meglio. Ma se mentre te le do ti faccio anche emozionare perché le ribalto sulla tua vita, di cui so qualcosa evidentemente, allora sì che faccio un apprendimento efficace. E diversamente devo essere disposto ad ammettere che domani il mio problema sarà davanti al collegio degli insegnanti dire che la mia classe ha una media di voti più bassa di quella degli altri o che qualcuno mi crea dei problemi in classe perché mi abbassa la media del rendimento dei miei ragazzi. È tutto qua. Bisogna creare interesse, motivazione, entusiasmo perché gli altri arrivino queste nozioni. Ecco perché servono le emozioni. Ecco perché serve qualcuno che ti dica come devi lavorare per arrivare alle emozioni. Perché così non accade niente, non ci saranno schede libere che risolvono niente se qualcuno non viene a dire ok, da cosa partiamo? Da te.